Anche Mazzocchi andiamo sul sogno, sua. Torre. Andiamo sul sogno. Aspettiamo di nasconderci. No, vabbè, però il Napoli sogno. C'è anche Samardzic, cioè adesso ci andiamo. Però io so che il buon Sarno. Andiamo sul sogno. Che sogno è? Fiammerebbe il mercato, ma... signori, questa cosa. Ma che sogno? Allora, secondo te è fattibile, Sarno, dicevi, no? Manfred ha detto tanti nomi veri, questo qui è l'unico nome che non che secondo me non, non può... Azzo! Quindi smentisce? Io smentisco, sì, soprattutto per gennaio poi. Ma ragazzi, ma io volevo dire una cosa. Roberto Alessi, direttore Novella 2000, non sa manco come si chiama l'allenatore dell'Inter. Secondo voi sa se Icardi andrà all'Inter o no? Lui l'ha fatta come battuta, a Milano si parla dell'Inter. Ci credo che c'è una casa qua. E allora c'è un... Così c'è un investimento, l'immobiliare, hanno qua due case, cioè non vabbè, capisco Torre, questo. Torre, però mi risulta strano che un uomo come lei, che ha fatto del sogno la sua vita, non coltivi questo piccolo sogno. No, io lo odio Icardi. Odi Icardi o hai paura di Wanda Nara? No, cioè, mi sa... No, lui odia Icardi perché si è preso Wanda Nara, la sua crush. No, scusi, ma Surfa, facciamo i seri. Surfa, per favore. Guarda, io quando mi ha invitato Manfred stamattina, mi ha detto parliamo di Icardi e io ho detto, cioè comunque sto abbastanza sul pezzo con le notizie e non sapevo proprio di sta roba, quindi non credo sia un fatto reale, però la penso come lui, cioè quando le storie d'amore finiscono, se si riscaldano non vanno bene. Sì, però quindi... perdonami, Surfa, Torre, scusami, tu per ambire allo scudetto, diciamo che si sta facendo un pochino più difficile di quello che pensi, soprattutto se la Juve becca un centrocampista a gennaio, tu vorresti affrontare la lotta a scudetto con Sanchez quarta punta o Icardi quarta punta? Onestamente. Allora, ti spiego... quello che si dice sempre nell'ultimo periodo, soprattutto Inzaghi, il segreto dell'Inter è il gruppo. Icardi disfascia il gruppo, quindi io terrei questa situazione così e speriamo che Sanchez faccia meglio di quanto abbia fatto finora, però Icardi è troppo... cioè dopo quello che ha fatto, che non è voluto scendere in campo e tutto, non è una sicurezza. Ma poi, in esatto, questo momento. Ma oltre questo... cioè Wanda Nara vuole riportare Icardi in Italia, non perché dice vabbè Icardi comunque è un ottimo giocatore, riportiamolo nel calcio che conta, no, perché deve star vicini alla Mediaset, alla Rai per fare i suoi programmi di merda, cioè questa è la realtà. Allora innanzitutto lasci decidere alla Rai. Ma vai a fanculo, ma vattene a fanculo e porta rispetto alla Rai e a Mediaset, a porta rispetto. Ah sì, tra l'altro Mediaset che dà la Coppa Italia, per favore. No, ma tra l'altro c'è, chi se ne frega, ti serve querelate 4-5... Torre che ha un suo canale, no, per favore, adesso arriva Frank, tanto lo querela. Bravo. Ma io dico, ma se ti servono, ma poi tra l'altro non lo fa, ma perché Mediaset fa ancora il programma, ma solo pressing, dove non credo che ci siano figure alla Wanda Nara, quindi non credo. E Rai non le fa, cioè, no, Rai... no va bene, la Rai la puoi inserire. Secondo me, pressing non sta, non lo so. Però ti dico. Ma poi se non anche ce l'hai, perché, c'è un'altra. Scusami, con la Rai lei non fa ballando. Ha finito? Sì, ha fatto. Però... ha pure vinto. Guarda, guarda Augusto e Surfa come sono interessati. No, me la faceva vedere la ragazza mia, che cazzo, io mi addormivo. E tu sai ballare, Au? No. Zero. Però te Surfa sai ballare? No, io... e Manfred è testimone, in tanti anni di serate penso non abbia, cioè non ho mai ballato, al massimo muovo la testa nei locali, vabbè. Ho fatto il palo a tempo come un b-boy fiero. Però tuo, esatto, fratello è stato un grandissimo vocali, cioè forse lo è ancora, sono io che non vado più, no, ero io, mio fratello è comunque DJ, Mari, no. Ragazzi, i giornalisti dell'Inter ci giocano già sopra. Sì. Daniele Mari. Vabbè, ma perché Icardi tira sempre, dai, io ricordo pure con la pagina ogni post su Icardi tira, però dai, io eviterei questo arrivo, questo vabbè, ritorno, perché tra l'altro lui sbaglio ha preso tipo degli schiaffi, un pugno in faccia, gli è capitato qualcosa di brutto tra l'altro, no? Si è preso un colpo all'occhio durante l'ultima partita, che però lui
in Turchia, sì, ha fatto benissimo quest'anno. Quindi, comunque Icardi non l'ho mai visto mettere una storia dove si allena, vi giuro, almeno da 6 anni sempre lui in vacanza, comunque sta da Dio. Però raga, però ok, però quest'anno sono 12 gol e 5 assist in 17 partite, in pratica ogni partita ha creato un gol, cioè quindi... Ma ragazzi, ma stiamo qua, vedi che se l'ha fatto male, qua si è fatto male, che lui gli aveva preso proprio, secondo me, un pugno, raga. No, è andato contro il palo. Contro il palo, mi sembra, no? Ah, ok. È stato spinto contro il palo. Minchia. Vabbè, dai. Dal grandissimo Edin Dzeko. Che uomo. Cioè, uomo dell'anno in Turchia è stato eletto, quindi cioè, sta benone lì. No, ragazzi, ma poi tra l'altro stiamo parlando comunque di un calciatore che ha il contratto in scadenza nel 2026, è il bomber del Galatasaray, sta facendo benissimo, non è che loro a gennaio così a caso lo danno all'Inter, nel senso che comunque il Galatasaray non è una squadra che i giocatori li regala, soprattutto quando si tratta di un titolarissimo che sta facendo bene. L'Inter, qualora lo volesse, cioè, dovrebbe andare a pagarlo, anche una cifra molto importante, ma non si ne parla proprio. Cioè, l'Inter... Mo vuole i soldi dall'Inter, mi sembra una parola molto avventata. Torre, mi dica. No, Ciccione sta dicendo che non avete un euro. No, ma i soldi dall'Inter, mentre il Corriere dice che l'Inter sta trattando Zielinski. Ma zero. Sì, ma Buchanan lo prendiamo a 8 milioni più uno di bonus. Ah, allora, partiamo dalle concretezze. Partiamo da Buchanan. Io Zielinski che l'hai messo, scusa, Cerrone. No, Zielinski non è ancora niente di fatto. Cosa ridi, Cerrone? Sì, Zielinski non è niente di fatto. Ah, stai mangiando. Non nominare mio papà Cerrone in vano. Io scusa. E c'è qualcosa di vero su Zielinski? Certo, sì, c'è certo qualcosa che c'è di vero. Allora, innanzitutto, Piotr, la scorsa estate... ha rifiutato la famosa offerta araba, oramai è nota a tutti, per restare al Napoli. Il problema qual è? Che poi è arrivata un'offerta abbastanza importante dell'Inter, perché si parla di circa 4 milioni di euro a stagione. Adesso per 3 anni lui adesso prende 3,5 al Napoli, avrebbe accettato anche 3 con i bonus, cioè raggiungere i 3 con i bonus, però poi l'Inter ti offre in 4 anni 4 milioni o 6 se si chiude a 4,5, in più resta in Italia e c'è quindi questa possibilità concreta che lui accetti. Però io, fin quando non vedo la firma di Piotr, siccome lo conosco personalmente, so quanto lui sia addentrato nel tessuto sociale napoletano, lui sta bene qui, lui vuole stare qui, lui ha tanti amici qui, ha la sua seconda famiglia qui, a me viene difficile pensarlo fuori da Napoli. Allora perché non stai, Luca? Ma scusi, allora Napoli, perché stai seguendo Samardžić, Luca? Ma Samardžić lo devi prendere perché hai perso Elmas, numericamente è un calciatore in meno.